PS2 con lo sticker di Trenitalia, ragazzi, con calma, sta qui, non corriamo, sta qua, eccola qua, la mia PS2 Slim, ma la macuncionata autobuli, capito? Oggi tutorial how to sex on console. Innanzitutto ci dobbiamo mettere il Durag, avete presente le calze da programmatore? Le calze da programmatore, il meme, ora ci mettiamo il Durag. Da tecnico, da aggiustatore di PlayStation 2 Slim, vabbè, le calze da Linux, bra. Noi ci mettiamo il Durag da aggiustamento di console. Chiamate i vostri amici, chiamate vostra nonna, chiamate vostra zia, che noi ora andremo a riparare. Pulire una PlayStation 2 Slim. Se siete interessati, mi raccomando, facciamo le cose fatte bene. Iniziamo, ragazzi, iniziamo perché ho una FAT che funziona ancora. È bella, bella. Io invece la Slim ce l'ho da quando ero piccolo e me la voglio vendere. Quindi, se siete interessati, io la pulisco perché la voglio vendere. Se siete interessati, ittatemi nei DM di Instagram perché se no la metto su Vinted. Io la butto lì, ok? Quindi iniziamo, ragazzi. Allora, di cosa abbiamo bisogno per riparare una PlayStation 2 Slim? Set di chiavini cinesi, Super Idol the mesi, show. fazzoletto per sciosciarvi il naso perché abbiamo il raffreddore, alcol isopropilico, fazzolettini umidi, cotton fioc, Neutro Roberts perché sono quelli che costavano meno, bomboletta d'aria compressa non la teniamo, fratello, teniamo la cara vecchia. Al posto della bomboletta d'aria compressa, è troppo da ricchi. Iniziamo ad aprire la nostra PS2 Slim. Ci serve questo. Mettiamo tutto quanto, mi raccomando, ragazzi, specialmente se avete un gatto o un cane in casa. Mettete tutto quanto qua. Questo, qualsiasi cosa aprite, pulite, riparate, prendete un cazzo e metteteci tutto quanto dentro al cazzo. Eccoci qua, ragazzi. Incredibile! Fortnite 2? Vedo già un poco di scazzimma. Vedo leggerissima scazzimma vicino al lettore, del CD, del DVD. Quindi noi prenderemo un poco di e alcol isopropilico e faremo un poco di pulizia. Puliamo un pochino con l'alcol isopropilico. Fa vedere pezzo hardware, ragazzi. Sa un poco di polvere, un poco di scazzimma ci sta e noi l'andremo a rimuovere. Pa, questo è Sonic Unleashed. Pa, 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 pa,
Lettore, per una pulizia più precisa dovremmo aprire ulteriormente la console, però io faccio il giallo, perché io faccio finta di essere esperto, ma in realtà io non so un cazzo. Quindi capiamo un attimo. Questo è, ragazzi, questo per farvi godere, per farvi godere. Guardate. Oh. Oh. Am I the bad guy for deleting my son's Minecraft world? My son had a Minecraft world where he built quite an impressive castle on an island. Io vorrei vedere di aprirla ulteriormente. Però per farlo dobbiamo svitare un'altra vitarella.
Vediamo. Ok. 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 Sto facendo un azzardo. Sto facendo un azzardo. Qua ci sta un bel po' di merda da pulire. Ragazzi, qua c'è un ribbon. Non posso. C'è un ribbon. Non posso. Guardate, vedete questo pezzo? Io non lo so scollegare. Se si rompe, io ho refuso la PlayStation 2. È la fine. Dobbiamo fare... Cazzo! Cazzo! No, no. Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. È tutto a posto, è tutto a posto, ragazzi. Non si è rotto il ribbon, si è rotto. Cioè, no, non si è rotto un cazzo. Tutto a posto. È tutto a posto. È tastino di accensione. Bravo, bravo. Come la fastidio. Se abbiamo rotto dei pezzi, ragazzi. Abbiamo rotto qualcosa. Abbiamo rotto qualcosa, non so cosa sia, ma lo abbiamo rotto. The truth comes out. I've never been autistic. Ci giochi a Gran Turismo? Ci giocavo da piccolo. Troppo rumorosa sta canzone. Beh, però mi sta rompendo i coglioni. Mamma mia, sta uscendo una PlayStation, ragazzi, capolavoro. Alle, 10 euro se bevi un bel bicchiere di quel succo di pompelmo che hai sul tavolo. Se mi ci bagno le labbra, me ne dai 5. Mi dai 5 se mi ci bagno le labbra. No, no! Ho rotto un pezzo. Ho rotto questo. Cazzo. Madonna santa, ma perché io voglio fare le cose senza avere le competenze? Per farle, Cristo. Perché sono presuntuoso ed esibizionista come ogni napoletano. Serve il fottutissimo attack. Devo rimanere immobile così, ragazzi. Rispondo a tutti i commenti, devo rimanere immobile, ragazzi. Scrivete qualcosa, intrattenetemi. Pizza preferita, allora, margherita, però quando la fanno bene la pizza fritta col sugo e con i cicoli. Quella è la mia pizza preferita. Sì, 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 sì. Ok. Ora, si ritorna. Ok. Mo dobbiamo sperare che funzioni e non lo posso sapere. Aspetta. C'è un po' di pulizia alle porte. Venuta perfetta, ragazzi. Mi dovete dare, why you? Datemi 4 minuti, la metto nella spina del salone con il cavo, con la presa SCART, e per testimoniarvi se funziona o meno faccio un video dal telefono. Mi potete aspettare 2 minuti? No, porca puttana, non si accende. Cazzo. Signori, ecco, con un video post live vi mostro come sono riuscito a riparare il casino che ho fatto. Allora, innanzitutto apriamo, vediamo con Silent Hill 4 pezzotto, e sono riuscito a riparare al problema con un piccolo pezzo di cotton fioc con... Vabbè, meglio che non ve lo spiego.
Eccoci, faremo con il controller. Fuie! Si gode. Si gode, ragazzi, si gode, si gode. Controller cinese pure che funziona. Ho detto pure che funziona. Pure che funziona. Eccolo, eccolo. Perfetto, perfetto, Timo. Perfetto, perfetto, perfetto. È Napolitan Fresh, frata me. È Napolitan Fresh, di. Facimi in da fissi, mamma.